Emilia Neri e Francesca Testasecca. Tu presenta, che io intanto mi devo, insomma, mi devo integrare qui nel commissariato. Buonasera, signorina. Buonasera, Flavio. Lei è? Ilenia. Sicuro? Ilenia? Sono il commissariato, devi dire la verità. Buonasera, prego. Vi voltate una volta verso la telecamera, così vi vedono tutte e due. Francesca, vi voltate verso la telecamera. Mamma mia. Poi, allora, accomodatevi tranquillamente sulla vostra sedia. Perfetto. Giratevi, sedetevi. E adesso il commissario vi guiderà. Allora, decidiamo chi si vuole immolare e fare mia moglie. Milly, non me ne lasciare. Adesso l'altra schifata detta fa lei. Allora, tu sei mia moglie. Francesca tu, la moglie. Perfetto, allora Francesca. Come? Entro fra un po', intanto voi colloquiate. No, tu stai. Tu stai, tira fuori la voce, che sennò qua. Lex. L'ex. Sarai la donna, quindi sei il magistrato. Sì. Va bene? Allora, il fondamentale è che voi vi odiate. Come è ammissita? Insomma, eccoci, com'è? Fate conto. Tu vedi lei la possibile vincitrice, lei vede in te la possibile vincitrice, lei verrà spontaneo odiarvi. Poi in realtà fate finta che io sia appunto il vostro pensiero primario. Facciamo finta? E questo mestiere prevede di far finta che invece uno fa... È come giocare a guardia ladri, bisogna essere veri. Uno fa finta, ma chi fa meglio finta vince. Sei italiana? Sì. Vedo nel tuo occhio un'assenza di pensiero. No, veramente, su, dategli giù. C'è il direttore di Rai 1, ci sono i giornalisti, c'è tutta la bella parte d'Italia che ti guarda. Tu devi cominciare. Allora, la mia ex, sei te? È bellissimo. E mi dice, voglio che tu acchiappi subito questo colpevole, ti prego, dai, tu che sei il numero uno, insomma, va bene? Tu sei qua, vi odiate e subito parte la rumba tra di voi. Mi raccomando, dategli giù, perché insomma questo mestiere prevede abbandonatevi. Non così troppo, abbandonatevi da vive, però insomma. Ecco, bene, su, allora dimmi. Lorenza è il nome di Luisa Conaca. Lorenza, che hai da dire? Che vuoi? Che c'è? Salve vuoi? Commissario. Siamo stati insieme 8 anni, salve commissario. Che vuoi dare? Voi. Dai. Salve Ambrosio. Diego. O Diego o Flavio. Ok. Ciao Flavio. Ciao. Dimmi, che sei venuto a fare, tesoro? Lorenza, dimmi. Che come vuoi? Stanno procedendo queste indagini? Se non lo sai, te che sei il magistrato? No, dico, no, va bene. Insomma, stiamo cercando di... So che sei il numero uno in questo campo. Sì. Altri campi. Flavio? Brava. Flavio? Hai visto come si è appizzata? Flavio, brava. Flavio, vai. Cosa sta succedendo, Flavio? E che lei praticamente, la mia ex, ha detto che sono il numero uno. Cerca di dire... Chi è la signorina? Scusa. Sempre così. Mamma, ciao. Scusa, sto lavorando. Sì. Sì, certo, sì. Lo so. Io non la conosco questa, te la dice Stella. Sì, te la dice Stella. Mamma vuole sapere la ricetta, quella piserie e fasù che fanno qua a Salso Maggiore. Ma abbiamo mangiato tutto insieme? Brava, dì a mamma, racconta la ricetta. Salve. Ma che signore, mamma, è animale. Salve, la saluto perché la richiamo fra 5 minuti che ho da fare. Sì, no. Sì. Arrivederci. No, non puoi attaccare. Mamma, scusa, lo sai come fa. Chiudi questo telefono, per favore. Aspetta. Ho capito, vuoi venire a passare... Sì. Lo so, vuoi venire a passare le acque a Salso Maggiore. Va bene. E come la città... E Salso Maggiore, te la faccio raccontare da Lorenza. Aspetta, raccontagli un po' come mamma. Spiegagli le proprietà dell'acqua Salso Bromo Iodica. Che cosa è successo? Tu intanto guarda come... Sì. Che cosa è successo con la signora? Un attimo, non c'è. Chi è la signorina? Salso Maggiore. Come conosce? Anni. La mamma? Suo figlio è uno splendore. Ecco, vedi, mi vuole riconquistare. Vai. Uno splendore, vero? Te lo prendi allora? Lo splendore? No, stavo parlando con la signorina. Sei mia moglie, mi ricordo, non mi mollare così facilmente. Vero? Scusa mamma, c'è un problema con le due, sai com'è quando vengono a contatto. Chiudiamo per favore, ecco, grazie. Allora, torniamo al caso. Sì. Bene. Stavamo dicendo che non posso arrestare il primo che passa per farti un favore, insomma, non è che posso sistemare così il caso. Ci vuole tempo. Tu che cosa hai scoperto del caso? Sì, non so niente del caso, raccontatemi. Come? Perché io non so mai niente. Scusa. Torni sempre tardi a casa, del resto. Sei sempre stanco quando ritorni, non mi racconti mai niente? Lavoro tutto il giorno, tesoro. Che cosa hai visto? Ho visto una mosca, è pieno. Dove? Salso Maggiore è pieno di mosche. Dove? Qua dietro, aspetta. Dove? Vengono a passare acqua pure le mosche. Attenta. Calmi, uccisa la mosca. Il gong umano dice... Il gong umano. Gong! Mille Carlucci, eccola là. Olè! Prima prova, vieni. Prima prova. E Francesca, vieni anche tu, Flavio.
Eccoci qua, ci prepariamo allora adesso per la votazione, per questa prova assoluta di improvvisazione fatta da Francesca e da Elena con la collaborazione del nostro maestro Flavio, che dovrà anche votare tra poco, tra pochissimo. Ah, torniamo dopo? Che ha visto Flavio Insinna splendido, commissario, conteso da una moglie e da una ex fidanzata, che sono Ilenia e Francesca. Adesso la giuria, compreso te, dovrà esprimere il proprio giudizio. Quindi io ti chiamo regolarmente nel numero dei giurati quando arriva il tuo turno. Cominciamo allora la votazione per Ilenia. Per favore, Ilenia, ti vuoi accomodare lì? E andiamo allora per Ilenia Neri. Arriva Francesca. Codice 23, Miss Umbria, e andiamo anche per lei con la votazione. Rita dice 10! Flavio dice? Per me, per il coraggio, per la personalità che ha tirato fuori, è almeno 8. È almeno 8! E Mariotto? 8! Per un totale di 26 punti. Ecco allora la prima coppia di provinate che si può accomodare, per favore.